Proseguiamo la nostra riflessione stamattina. Abbiamo avuto la grazia di comprendere come nella struttura dell'umiltà è il veicolo dove Dio si relaziona con noi, e questo veicolo d'amore Dio veramente fa cose grandi per noi. Dio è così fortemente preso dall'amore per noi che abbiamo visto come il Signore ci custodisce, come il Signore ci protegge, come il Signore ci affida degli impegni e responsabilità. Quindi essenziale per comprendere questa modalità di Dio è tratto integralmente nel nostro cuore. E allora proseguiamo in questa nostra riflessione vedendo come l'umiltà dell'uomo viene visto nell'Antico Testamento. I testi dell'epoca, prima dell'esilio, non parlano tanto dell'umiltà, ma in modo particolare come disposizione di spirito, se non come stato, cioè un atteggiamento interiore. Non devo pensare come essere umile. Attenzione, gli errori che noi facciamo nella vita dello spirito, che pensiamo che i tecnicismi, pensiamo che le strutture razionalistiche, pensiamo che le nostre metodologie ci fanno crescere. Noi dobbiamo crescere facendo entrare Gesù nella nostra vita e prenderlo come maestro, dove lui ci guida, ci sostiene, ci incoraggia a fare dei passi che poi ci fanno crescere. Per cui l'esperienza della nostra condizione umana è un'esperienza precaria, un'esperienza, noi facciamo anche esperienza della schiavitù. Questa schiavitù è anche questa incapacità di dominare le forze cosmiche, sapendo che queste cose sono manifestazioni della potenza divina, fanno sì che il credente dell'Antico Testamento arrivi ad una stima molto modesta del suo essere. Per cui questa potenza di Dio, questo agire di Dio, no? ci fa comprendere la potenza, la bellezza, ma ci fa comprendere anche la limitazione del nostro essere umano. Israele in Egitto gridò al Signore, ed egli ha ascoltato la loro voce e l'ha fatto uscire dal paese con braccio potente, operando segni e prodigi. Deuteronomio 26:7. Da qui nasce la convinzione che Dio guarda la miseria del suo popolo e porta aiuto quando questo grida a lui. Ritorno un po' al pensiero che dicevamo stamattina. Il rapporto uomo-Dio, il rapporto tra noi e Dio, si deve fondare su questa umiltà. La umiltà non è una prerogativa e dire: vabbè, ho fatto un atto di remissione, sono umile, ho fatto un passo indietro in quel momento, sono umile. La struttura biblica ci dice innanzitutto che l'essere umile è uno stato interiore permanente, quindi è una virtù che deve essere radicata dentro di noi, e fa riferimento soprattutto a questa azione di Dio che scende nella mia vita. Io accolgo Dio nella mia vita, la Madonna l'ha
racconto. Sì, la donna ha avuto il messaggio, ha avuto la concezione. Però alla fine Maria ha detto, eccomi, ha colto Dio nella sua vita e gli ha dato vita. Gli ha dato vita. Noi quanto veramente accogliamo Dio nella nostra vita da fargli essere vita dentro di noi. Dio vuole vivere dentro di noi. È quella kenosis che ha bisogno dell'abbassamento da parte nostra, altrimenti Dio non può entrare. E allora questa entrare di Dio nella nostra vita e l'accogliere Dio nella nostra vita ci aiuta a celebrare proprio l'umiltà, che è soprattutto espressione dell'esaltazione della gloria del Signore dentro di noi, che ha vinto l'orgoglio, la superbia. Quindi Dio entra e vince dentro di noi. Noi facciamo un errore, pensiamo che spesso, non so, la nostra superbia, il nostro orgoglio, la nostra vanità e tante altre facce della struttura dell'uomo vecchio, facciamo un errore pensando che siamo noi a decidere, a cambiare e dare una nuova immagine di noi. Non sono più svelto ma sono umile, non sono più vanaglorioso ma sono più nascosto, non sono più egocentrico ma sono più silenzioso. Assolutamente non è quella la metodologia che io stabilisco i criteri di quando no, noi dobbiamo far scendere Dio dentro di noi. Dobbiamo far scendere Dio dentro di noi. Quando Dio scende dentro di noi mi fa comprendere, no? Mi fa riconoscere, come dice il libro di Siracide 10:9, mi fa conoscere la mia creaturalità, il mio essere creatura. Creatura incapace di essere perfetta. Una creatura incapace di amare come Dio mi chiede di amare. Una creatura che si rivela fragile. E quindi do a Dio il diritto di governare nella mia vita. Quindi questa capacità di riconoscere i nostri limiti si dà a Dio, perché Signore, molti santi, Signore, mi hanno fatto un certo modo, tu aiutami, trasformami, entra nella mia vita. Voi pensate che alcuni dei santi che hanno fatto delle grandi opere nella Chiesa l'hanno fatto perché erano più intelligenti, perché erano più preparati, erano più perfetti. Abbiamo visto, no, che Dio sceglie nel mondo quello che è più debole, quello che è più complicato per realizzare i suoi progetti che sono per la Chiesa. Quindi diamo il diritto di governare Dio nella nostra vita e da qui nasce questa necessità di conservare uno stato di umiltà davanti a Lui. E credo questo stare umile davanti a Lui richiede veramente tanta preghiera, tanta vigilanza, perché le sottili strade della natura umana sono sempre lì, come possiamo affermare, ma ad azzannare l'uomo vecchio che emerge sempre per azzannare, per difendersi, e quindi non diamo spazio alla gente di Dio dentro di noi. La vita con Dio è una vita anche di conoscenza personale a livello psicologico, a livello morale. Noi purtroppo l'errore che è stato fatto anche un po' nelle catechesi del passato, c'era tutta una predicazione di un cristianesimo fondato sui dogmi, fondato sul sociale, ma ci siamo dimenticati di prendere per mano le anime e condurle nel loro mondo antropologico.
di ciò che sono, di ciò che siamo davanti a Dio. Perché in fondo, alla fine della sera, no, come direbbe San Giovanni della Croce, noi antropologicamente ci troviamo davanti a Dio e si rivelerà la nostra struttura di quello che siamo. E questa struttura Dio non la demolisce per farla risorgere nuova. Dio lavora sulla nostra struttura di quello che siamo, la risurrezione avviene Lui entrando dentro di noi e sradicando le radici del peccato originale, ma noi rimaniamo sempre con la stessa persona che siamo ora. La risurrezione non è capovolgimento, risorgo e sarò un altro. No, io rimango quello che sono da risorto perché mi sono affidato a Lui che ha sradicato, è sceso dentro di me, no? Questa discesa, questa kenosis dei padri della Chiesa che è stato poi molto approfondito anche nel Vangelo di Giovanni, nei padri della Chiesa, da tanti autori spirituali, ma quanto realmente noi lo viviamo, no? Dio è sceso dentro di me, è sceso anche nell'esperienza della mia famiglia, o una realtà difficile, o nella realtà di combattimento, ma Lui è sceso per darmi forza, per aiutarmi. Per cui questo umiliarsi davanti a Dio ha bisogno di costantemente di vigilanza e di preghiera, perché è facile lasciarci sfuggire di mano, no? La nostra struttura e facciamo emergere l'uomo vecchio. Per cui il peccato dell'uomo è indotto dalla superbia di divenire come Dio. Il peccato di Adamo è una disobbedienza, è una tentazione di rubare a Dio, come dice Genesi 3,5, la sua conoscenza del bene e del male. Il timore di Dio è fonte di saggezza. Noi dobbiamo anche questo dono dello Spirito Santo pregarlo, conoscerlo e praticarlo. Il timore di Dio è importante. Avere timore di Dio non significa la paura. La paura non è da Dio. Il timore di Dio è perché, proprio perché noi lo amiamo, proprio perché noi abbiamo questa condizione con Lui, no? Di rapporto, e abbiamo quel timore di non volerlo offrire. È diverso, il timore santo, il timore giusto. Quando si vogliono bene i genitori, noi figli fanno di tutto per accontentarli. Quindi questo timore, che non è paura, ma è un dono, quello di non offendere colui che noi amiamo. Tanti, diversi, sono i modelli di uomini nel mondo di Israele, modelli di umiltà e di timorati di Dio. Il timorato di Dio è un pio, è un saggio. Oggi dove sono i timorati di Dio? Noi abbiamo perso un po' quella spiritualità dei primi tempi della storia della Chiesa. Abbiamo un po' perso il valore di una spiritualità che ci porta, no? In quella forma di equilibrio interiore, di equilibrio umano, ma nello stesso tempo ci fa vivere con lo sguardo verso Dio. Quindi abbiamo Mosè, Abramo, Geremia, uomini che avevano grande timore di Dio e per cui sono stati esaltati da Lui. Israele imparava l'umiltà da un lato attraverso questi uomini, dall'altro anche con l'esperienza della propria miseria, la quale necessita che si fa esperienza anche della propria miseria, della propria fragilità, della propria povertà. Perché ci si apre a un altro aspetto importante che oggi nessuno più ci pensa, sono pochi forse, no? Di guardare Dio
di vedere come Dio interviene nella mia vita come un padre provvidente, la famosa provvidenza divina, che oggi se ne va un po', perché l'uomo, essendo autosufficiente per tutto il suo mondo tecnologico di conoscenza, per tutte le sue conquiste scientifiche, e quindi automaticamente viene proprio a mancare questa attesa di Dio Padre come provvidente che viene ad aiutarmi nelle mie necessità spirituali, umane, sociali, storiche e così via. Tanti passi che il libro dei Proverbi e i Salmi mettono l'importanza dell'umiltà. E dice il libro Isaia 66,2 dice: ecco, su chi io poserò lo sguardo? Dio chi guarda? Su colui che è umile. E Maria, come dice, ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio chi guarda? Se forse noi dubitiamo, no, che Dio non mi guardi, che Dio si è dimenticato di me, facciamo un esame di coscienza. Se sono nella condizione che Dio mi può guardare. Quindi sull'umile che lo ha, che io ho lo spirito afflitto e tremo per la mia parola. Il libro di Siracide ti dice, 10, 19, 24, il timore di Dio va strettamente unito all'umiltà e nel timore di Dio sta la vera gloria. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio, noi vogliamo contemplare la gloria di Dio. Noi dobbiamo, vogliamo respirare la vita di Dio, dobbiamo porre questi due fondamenti. E i grandi santi sono stati tali proprio perché erano persone che avevano sposato questo modello, questo stile di vita che è lo stile del discepolo, vivere nell'umiltà e nel timore, che poi vedremo ancora più avanti. In questi due meccanismi si inserisce anche un modo di essere nella verità. La verità, noi abbiamo un cattivo rapporto, perché per la verità abbiamo quasi paura sempre, no? Perché la verità ci isola, la verità ci esclude. Che noi sappiamo che la parola in se stessa verità significa rivelazione di cose che accadono, che sono successe. Siccome siamo figli di quel peccato originale, dove nel giardino, quando Dio cercava Adamo ed Eva, si nascosero per la paura e avevano vergogna. Avevano paura e vergogna perché erano in difetto. Avevano capito che avevano tradito la verità, e allora dire la verità significa sposare una modalità di raccontarsi che non si fonda né sulla menzogna, né sulle bugie e né su altri aspetti che non sono conformi alla verità. Ma di questo lo vediamo poi dopo. L'umiltà come servizio e considerazione di sé con realismo all'interno della nostra vita comune. Ognuno di noi fa l'esperienza dell'umiltà, ma della comunità. Realmente, noi riusciamo ad essere umili, specialmente quando ci troviamo di persone, no? Che sono i più grandi maestri dello spirito, fondano, scrivono, fondano. Infatti cioè, toccare su qualche aspetto che per la paura, no? Di non emergere, poi fanno danno, purtroppo circolano anche negli ambienti ecclesiologici, ecclesiali, persone che vivono di questo dramma della loro centralità, no? del loro sentirsi leadership, e naturalmente all'interno della comunità fanno fatica. Che gli altri a volte possono accettare una che, o uno che
ogni cosa che fa è solo lui o lei che lo fa bene, gli altri non valgono nulla. Grazie a Dio c'è il nostro mio confratello che è morto, la figlia Pondà, diceva che lo Spirito Santo parla anche attraverso la bocca di un asino, per cui bisogna veramente stare attenti a tutte le persone quando siamo nel contesto di una vita ecclesiale, in un convito di preghiera, no? Bisogna stare attenti a tutto, perché magari da quella persona che noi abbiamo reputata, no? Ignorante, una persona che non vale niente, ci vuol dire una parola che può far luce nel nostro cammino e che Dio opera il cuore delle persone umili. Dio opera nella semplicità di una parola, di uno sguardo, di un sorriso fatto per amore. Quindi bisogna molto vigilare anche nella dimensione della vita comune. Vivendo nel seno di una comunità umana, l'israelita, cioè l'ebreo, impara a misurarsi nella sua realtà, constatando che un apprezzamento di sé non corretto provoca la disgrazia non solo propria, ma di tutto il popolo. Invece, un giudizio su di sé più giusto procura una vita felice. Quindi è l'equilibrio anche questo, ci sono quelli che esagerano, che si sminuiscono, che si flagellano, per dire, quando poi se c'è la grazia di Dio che opera in te, ci sono delle cose buone in te, che devi riconoscere e dare gloria a Dio, perché tutto ciò quello che ci di buono in noi è opera di Dio, per cui lo vivi nella semplicità, nella serenità, senza nemmeno aspettare, cioè lo accoglio e basta. Quindi non bisogna andare in questi due estremismi, dove ci sono quelli che per autoaffermarsi schiacciano chiunque incontrano sul loro cammino e fanno danno alla comunità, e la comunità soprattutto, questo succede anche nei gruppi di preghiera, no? Dove ci sono persone che pur di essere le stelle del firmamento schiacciano anche gli altri, e non è corretto questo. Come ci sono quelli anche delle stesse che non si vantano, non si sminuiscono, e questa è anche un'offesa a Dio, perché se Dio ti ha dato dei doni, tu li devi riconoscere e basta. Dio, allora la donna che cosa doveva fare? Lei ha accolto il dono, si è messa nel silenzio, nel nascondimento e si è affidata a Dio. Gesù, anche lui, il figlio eterno di Dio, incarnato, aspettato, quando il padre gli ha dato l'ok della missione, però prima dei 3 anni di evangelizzazione nord, sud, est, ovest della Galilea, Gesù è stato 30 anni nascosto a Nazareth. Ha atteso il tempo di Dio per manifestarsi. Quindi non è facile, però mantenere quella forma di equilibrio tra l'umano e lo spirito è possibile se si è condotte da un padre spirituale, naturalmente, perché lui ci deve guidare, ci deve guidare. Dall'altra parte, però, dobbiamo stare attenti a non cadere in queste due forme di eccessività. Il profeta Michea con chiarezza descrive questo aspetto, no? Quando dice, Michea 6,8, uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, e ciò che richiede il Signore da te, che cosa Gesù il Signore chiede da te? Praticare la giustizia, amare la verità e camminare umilmente con il tuo Dio. Quindi Dio non ci ha chiesto a noi di fare il miracolo. Dio a noi non ci chiede il miracolo. Dio a noi non ci chiede di essere persone straordinarie. Nel nostro essere ordinario, per Dio, noi siamo straordinari. Se camminiamo nella giustizia, nella verità e con umiltà con il nostro Dio. Quindi è un programma accessibile a tutti. Non ci vogliono dei segni particolari per dire Dio mi ha. Quindi mettiamolo proprio come principio fondamentale nel nostro cuore, così ci rendiamo conto anche che non ci sono persone preferite di Dio o meno,
Se noi pratichiamo l'umiltà, la giustizia, la verità, siamo, come dice il testo di Michele, siamo nella volontà di Dio, nella volontà di Dio. Nessuna attestazione, tanti altri passi, quello dei Proverbi di 6-17, le vicissitudini di Israele ci fanno capire proprio come è importante un atteggiamento di umiltà, anziché un atteggiamento di orgoglio, per andare avanti e crescere, per crescere nella fiducia in Dio, che Dio ti prende cura di te, Dio non può guidarti, se tu sei orgoglioso, Dio non può, stamenti vede, ti compatisce, ma non può fare nulla, perché Dio è come l'orgoglio, chi è orgoglioso è come paralizzarsi, no? Le mani di Dio per poterci dare una mano e seguirci. Dio ha bisogno di questo atteggiamento di umiltà. Quando Israele dava ascolto a Dio, il quale egli parlava attraverso i suoi profeti, era onorato delle sue benedizioni. Quando li conoscevano che erano dipendenti da Dio spiritualmente e materialmente, erano pronti a lasciarsi istruire da Dio, Dio gli dava tutto ciò che essi avevano bisogno. Salmo 25, 8. L'atteggiamento della vita che si pone di fronte a Dio non è quello di dominare, ma di servire, e quindi un servizio con umiltà. Per cui anche all'interno della nostra vita di comunità ecclesiale, o di comunità gruppi, parrocchie, quello che sia, chiunque abbia un incarico, un ufficio, una missione, un impegno, lo deve fare come servizio, è un servizio. Però voi sapete che spesso quando ci sono persone che vogliono la centralità, vogliono la scena, no? Come si potrebbe dire, difficilmente danno spazio anche agli altri, invece come viene concepito proprio nel contesto di una comunità dove è costituita da tante persone che mettono in pratica lo spirito di umiltà come servizio, lo spirito di condivisione, di fraternità, di accoglienza, naturalmente viene fatto con molta gioia, no? Dice oggi l'ho perduto, ma però nessuno se la prende e sofferto. A volte mi pare che qualcuno di noi legge perché il muso dice perché mi ha chiamato. Cioè, siamo ancora a questo, no? Oppure non gli ha dato quell'impegno perché. Vedete, quando il Signore entra nella vita, poi riguarisce tutte queste ferite dell'uomo vecchio, che ti fa guardare la vita con un occhio diverso, no? Diventa tutto bello, gioioso, armonioso, e quello che Dio vuole, il sogno di Dio e che i suoi figli vivano in questa condizione di serenità, di equilibrio, di ascolto, di condivisione, di fraternità. Ma nasce se noi, ognuno di noi, nel nostro cuore coltiviamo, no? Questo spirito di umiltà, questo spirito di servizio, questo spirito di silenzio anche, non parlarci sempre. No? Di raccontarci sempre, e forse sarebbe stato bello, no? I primi cristiani, quando si vedevano, si incontravano, e che oggi noi lo potessimo riprendere, si parlavano del Signore. Ho visto il Signore, dicevano, cioè, quando il Signore indica, ci diceva questa cosa. Certo, noi viviamo un tempo storico molto lontano, no? Da quell'esperienza. Però nulla ci dice che se fossimo veramente con quello spirito di fraternità, di condivisione, quello spirito di ascolto, di partecipazione per voler crescere nella fede, nell'amore di Dio, sai, oggi il Signore ci potrebbe
ci potremmo condividere, oggi preghiamo per questa situazione, ma non in un modo quasi svenevole, spasmodico, quasi che se noi non lo facciamo poi la cosa va a finire male. Dobbiamo fare con quella semplicità di cuore. Preghiamo per questa causa, o condividiamo questa parola di Dio che ci può essere di aiuto, oppure, sorella mia, fratello mio, non pensare, gettati nelle braccia del Signore, evita di fare questo percorso, insomma, quegli aiuti, non quegli, quel donarsi l'uno con l'altro per riempire di luce le nostre giornate, per riempire d'amore i nostri cuori. Purtroppo noi i nostri cuori li riempiamo di tanto veleno, ricordandoci tante cose, ma il Signore direbbe basta, perché è finito quel tempo, io ti ho portato il tempo della grazia, il tempo dell'amore, il tempo della conversione, il tempo della fraternità, il tempo dell'accoglienza. E quindi allora l'atteggiamento della vita che si pone di fronte davanti a Dio non è quello di dominare, ma quello di servire. Questo purtroppo il dominio anche nell'ambito spirituale, che state attenti, che non esiste un potere spirituale. Alcuni fanno un cammino, pregano, però si sentono importanti. Dio mi ha scelto. Dio mi ha costituito, a cui diventano anche quei giustizieri degli altri. Attenzione, stiamo attenti, che la vita spirituale è una vita di umiltà, di silenzio e di nascondimento. Mosè ha potuto essere guida del popolo perché era noto per la sua umiltà. Ecco, allora su questo dovremmo pregare, perché gli strumenti, i pastori, possono avere proprio questo atteggiamento, perché Dio ha bisogno di strumenti. Vedete, Mosè ha potuto fare la guida spirituale, ha potuto guidare questo popolo perché era noto per la sua umiltà, nel suo cuore e nella sua anima sentiva di essere inadeguato. Il Signore mi ha chiamato proprio me, gli ha detto, io non so nemmeno parlare, per guidare il suo popolo, però decise di ubbidire. Signore, tu mi stai chiedendo una cosa, però io obbedisco alla tua volontà. Perché è lì che si manifesta l'opera di Dio. E non dire che ci giriamo attorno. Tutte le realtà della nostra vita in cui viviamo, no? Di queste persone che la Chiesa riconosce in quanto tale, come modello di santità, tutti hanno fatto questo percorso. Signore, sono inadeguato, mi hanno affidato a te. Però il Signore dimentica quella che è stata la vita anche di santi che erano i più grandi peccatori. Questo è il miracolo di Dio, che addirittura anime che erano infangate, no, quasi sull'abisso dell'inferno, oggi risplendono come dei bagliardi di santità nel cielo. Che cos'ha questo Dio che è così capace di trasformare la vita di un uomo? Che cosa c'è? Questo ci deve far innamorare e nello stesso tempo ci deve dare quell'attrazione di entrare sempre di più nella vita di Dio, che comprende anche la nostra storia. Signore, io fino a qualche anno fa me ne stavo per fatti miei, ero magari una persona che era lontana, faceva quello. Oggi invece io sono qui a cercarti, a conoscerti. Ma che cosa mi è successo? E allora prendersi anche sul serio, no? Nella nostra conversione. Non è una conversione accidentale, ma deve essere una conversione sostanziale. Perché se diventa una conversione accidentale, il gioco dura quanto può durare. Ma se invece una conversione sostanziale, dove è veramente il mio intimo, il mio cuore, la mia identità interiore che cambia, allora posso dire che sto cercando il Signore, sto facendo un cammino. Quindi Mosè obbedisce ai suoi ordini. Mosè poi aveva sul cuore il popolo
e la sua liberazione, non le sue ambizioni personali, i suoi desideri. Questo atteggiamento fa vedere la vera umiltà di Mosè, del quale fu detto che aveva un cuore secondo Dio. L'umiltà, per cui è principio anche di saggezza, perché tiene l'uomo nella verità, nella modestia e nella discrezione. Vedete, la vita spirituale, quando si pongono le basi, quanto cambiamento, quindi ci porta a essere modesto, discreto. Essere discreto non è facile, ci vuole una fatica, no? Di far cercare di non impicciarsi della vita degli altri. Quindi l'umiltà è la base, no? di questa nostra vita spirituale, che poi dall'umiltà si ramificano tutti questi atteggiamenti, quello di essere vero, quello di essere modesto, quello di essere saggio, quello di essere discreto. Quindi vedete dall'umiltà, la radice dell'umiltà, quanti frutti buoni fai emergere. Quante volte noi diciamo, ho fatto un cammino spirituale, però i frutti non vedo. Ma non è che noi possiamo vedere i frutti, perché i frutti forse invece pensano che sono di miracoli. No, io prego, visto che quella è guarita, io prego, visto che quella ha fatto quello che desiderava, perché ha chiesto la preghiera. No, no. I frutti sono di quella conversione sostanziale che vi parlavo prima. Devono crescere dentro di noi queste nuove modalità della vita dello Spirito, della vita della grazia. Altrimenti rimaniamo sempre convinti che stiamo crescendo, ma con il bagaglio dell'uomo vecchio che ancora non è distrutto, cioè che non è stato sostituito dalla vita della grazia. Per cui allora l'umiltà, ecco questo altro piccolo capitolo, l'umiltà a volte viene vista come umiliazione. Dio che umilia l'uomo per riportarlo a sé e fare del bene. Il libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 2:16, scrive: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel tuo cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive di solo pane, ma che vive di tutto quello che esce dalla bocca del Signore. Questo passo lo possiamo applicare a noi. Ricordiamoci che il Signore ci sta facendo camminare con Lui, ma nello stesso tempo ci mette anche un po' alla prova. E quando Gesù ci mette alla prova, quando il Signore ci mette alla prova, cosa facciamo? Quale atteggiamento facciamo emergere? Quale risposta, diciamo, Signore, te la stai prendendo con me, mentre gli altri sono cattivi, regnano, e io che ti ho servito mi stai trattando in questo modo? Questa è una delle prime reazioni. Signore, io vengo in chiesa da tanti anni e adesso mi ha fatto scoprire che sono ammalato. Quello che non viene in chiesa lo vede che mangia, beve, sorride. Questo è un po' l'atteggiamento, no? Ma non è che il Signore ci manda i castighi. È la vita stessa che nel cammino con Dio si fa questo tipo di esperienza, perché Dio si passa attraverso, qui con Gesù lo vediamo, attraverso quel mistero della croce, che è un mistero, la croce è un mistero, è inutile che ci giriamo attorno, non possiamo avere tutte le spiegazioni, altrimenti se la croce fosse un elemento razionale,
oggi non saremmo qui a parlarne, perché ancora oggi è un mistero che ci bisogna entrare dentro e amarlo, più amarlo e conoscerlo più che capirlo. E Santa Teresa lo diceva: no, Signore, io ti seguo, faccio tanto per te, vedi, ora stavo andando a fare quella fondazione, mi è successo questo. Tu, come vedi, gli amici ti tratti in questo modo, no? Vi ricordate questo aneddoto di Santa Croce? Non gli do altro, gli do la croce, perché la croce è il cuore della vita di Dio. La croce è la parte migliore della vita di Dio. E noi pensiamo che invece sia un destino di dannazione, un destino di perdizione, un destino di santi, no? Quando noi sperimentiamo l'amore della croce nella nostra Dio, ci sta regalando qualcosa di bello, di suo, che non a tutti dà. Per cui, ecco, l'umiliazione, l'umiltà vissuta in Dio non è umiliazione. Se molti di questi nostri amici nella fede hanno subito vessazione, hanno subito umiliazione, e hanno fatto silenzio proprio perché loro si fidavano di Dio che li avrebbe liberati, li avrebbe tolti da quella condizione. Anche la Madonna stessa, no? Quando si è saputa la notizia, lei che cosa ha fatto? Non è andata a dimostrare per difendersi, ha fatto silenzio. Quel silenzio che è diventato per lei scuola di fortificazione della sua fede in Dio, che a tempo giusto Dio l'ha liberata da quell'infamia, da quella calunnia, no? Quindi dobbiamo operare in questo modo, che l'umiltà, chi vive nell'umiltà può fare anche esperienza di essere umiliato, e a volte si è umiliato proprio per il nome di Dio. Ah, forse voi mi fate esperienza magari nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, perché ormai quello che dovrebbe essere una cosa abbastanza comune, soprattutto in un'Italia cattolica, dove invece c'è più laicismo che cattolicesimo, da gente che se uno prega ti guardano strano, ma che fai? Anzi, in certo caso un tempo ti scambiano anche per qualcosa di negativo, paradossalmente, no? Oppure succede anche a noi che facciamo un cammino di preghiera, un cammino volendo farlo, che ti additano come se fossero indemoniato, perché pensano che stai facendo cose strane, no? Che, ma sì, cosa vuoi fare? Non puoi reagire, ti affidarsi, perché a Gesù stesso hanno detto che era indemoniato nel Vangelo, quindi gloria a Dio se ci insultano. Cosa dice Gesù? Beati voi quando vi insulteranno, quando diranno male di voi. Beati voi, cioè addirittura dice Gesù ai discepoli. Quindi è la logica di Dio che non può avere nessun riscontro nella logica umana. Noi siamo un po' la logica umana e la logica del perfezionismo, la logica di stare al centro dell'attenzione, la logica di essere la più perfetta, anche nell'evangelizzazione, è una logica umana, ma non tiene, con Dio non tiene. Dio, per grazia, guarda il cuore, e dal cuore sceglie le persone. Questo che ci sorprende sempre anche per le scelte. Dio ci sorprende sempre anche quando sceglie. Sceglie persone che non te l'aspetti, no? Che si sono lasciate sedurre da quell'amore e hanno detto basta, io lascio tutto, voglio seguire. È entrato l'amore nel cuore e dice non mi interessa più una casa, un lavoro, una famiglia, voglio entrare, allora che c'è anche la chiamata, no? Alla vita consacrata, alla vita religiosa, che purtroppo non è più compresa come una volta, no? Oggi sono di meno le vocazioni perché non è più compresa, no? Questo valore di sapere affidare la tua vita nelle mani di Dio, però anche quel poco che c'è
Dio lo sceglie in un modo mirabile e ci fa stupire, no? Ci fa stupire. La cosa importante è che queste scelte, queste chiamate, siano sempre vissute, no? In un modo discreto, modesto, silenzioso, dove vede Dio è più incisivo, no? Rispetto a quello che poi, che purtroppo noi oggi siamo caduti anche in una fede delle emozioni. Vogliamo vedere, andiamo ancora in qualche dire delle storie, c'è questa tendenza alle testimonianze, come ecco, solo a quelle persone capita l'occasione di essere i futuri San Paolo che oggi ci vengono a predicare Gesù. Noi abbiamo il Vangelo, ci siamo convertiti con la parola di Dio nel segreto di una nostra stanza di casa, dove la sera ci siamo chiusi in casa e abbiamo letto il Vangelo, dove abbiamo portato la parola di Dio nella famiglia, ci siamo convertiti e vogliamo fare un cammino, non abbiamo bisogno di spettacolarizzare. Questa è la strada di Dio, la strada dell'umiltà, del silenzio. E anche se uno vuole anche fare questa tipologia, dire, ma basta farla con umiltà, cosa che spesso questo non capita. Allora l'umiltà, ecco, si esprime, ci fa vivere, no? questa dimensione anche dell'umiliazione che quando si tratta, ecco, che viene veramente nel nome di Dio, non c'è bisogno, dice Gesù, di difendervi o di prepararvi dei discorsi, perché ci sarò io in voi, sarò io in voi e vi farò dire io ciò che voi dovete dire. Quindi questa fiducia, no? Questa fiducia in Dio, questa fiducia che nasce dalla nostra povertà spirituale, la quale nostra povertà spirituale ci fa porre la nostra fiducia in Dio. E così allora scrive Isaia. Isaia che faceva un legame tra orgoglio e ricchezza e dice solo nella tua potenza, solo nella mia fedeltà io posso, ecco, vivere questo dono della salvezza. E Sofonia ne tira delle conclusioni, dice che la povertà è la fonte dell'umiltà. Ma non sono i poveri, non sono quelli poveri materialmente, ma anche la donna sterile era povera e chiedeva a Dio di guardare la sua miseria, come dice il primo libro di Samuele. Gli umili dell'Antico Testamento non solo erano poveri, semplicemente ma diventavano sempre di più i poveri di Dio, che è diverso. Bisogna essere povero di Dio, povero di Dio. E questa povertà di Dio, ecco, ci porta ad entrare in una relazione fedele e fiduciosa con Dio e con gli altri. Tale la sua importanza che quanto viene a mancare, Dio stesso si incarica di umiliare per far ritornare una relazione giusta e fedele con Lui. Quindi se certe prove avvengono nella nostra vita, perché il Signore ci vuole chiamare a questo legame con Lui, cioè Dio non rinuncia, non facilmente rinuncia. Certo, se l'uomo gli dice no, Signore, basta, io voglio essere contro di te, ma fin quando siamo nell'ambito e nell'orbita di questa relazione con Dio e che noi facciamo fatica a stargli dietro per la nostra debolezza, per il nostro peccato, Dio non rinuncia. Quindi non vi mettete in testa, è un peccato grave. Quando venite a me, io mi abbandonato, perché sto passando un momento difficile. Sono momenti che ci servono a verificare, purificare e rafforzare il nostro rapporto con Dio. Voi pensate che noi religiosi che entrano in convento, diceva qualcuno, beh, vi fate una vita beata, per una vita facile, non è così. Convento è l'espressione della vita umana, perché dentro entrano uomini e donne che segnate dal peccato originale, ci sono i santi in terra,
anche perché se ci fosse quella dà ancora fastidio. Noi dobbiamo combattere con l'umanità e lì noi ci formiamo il nostro cammino di santità, la nostra, così anche chi sta nella famiglia, che non sempre tutta la famiglia è credente, quindi bisogna andare con l'altro. Allora, importante che noi sappiamo che Dio non ci abbandona mai. Possiamo avere dei momenti di tristezza che sono legittimi anche, che noi possiamo avere un momento un po' di scoraggiamento, un po' di sbandamento, sono legittimi. La cosa importante è avere quella forza che ci viene dalla preghiera di poter riprendere poi il cammino. E questo lo si prende se siamo umili, se siamo realmente umili di dire: Signore, vabbè, voglio cominciare. Ma se c'è una falsa umiltà, che cosa viene fuori? Non sono degno, Dio non si è sbagliato su di me, io non posso perché ho anche altre cose. È una presa in giro a Dio, perché Dio non vuole sentire queste cose. Dio dice: io ti amo, ho donato tutto me stesso, io ti ho dato la vita, te l'ho messa nelle tue mani, sono venuta a liberarti, ti voglio salvare, che cosa devo fare in più? Per cui se c'è una rinuncia, perché l'uomo non ne vuole sapere nulla di Dio, e questo naturalmente dà molto dispiacere all'azione santificata di Dio, perché Dio vuole salvarci. Bene, allora per il momento oggi ci fermiamo, sono le 7:05, quindi ci fermiamo qui, anche perché abbiamo la nostra celebrazione. Se vogliamo però fare qualche domanda, qualche cosa che non è stato compreso, qualcosa che magari non è corrispondente al vostro modo anche di vedere, no? Questa virtù, questa umiltà, possiamo anche benissimo, 5 minuti, 10 minuti, se ci sono delle domande.